Bene, possiamo riprendere la seduta, quindi la parola a un esponente dei un promotore della mozione in oggetto. Sì, grazie Presidente. Allora, la discussione ci pare di aver capito che porta a un'unità di visione sulla questione di principio. E noi partiamo anche dal ragionamento, da questo ragionamento. Il TAR si è pronunciato e ha esplicitato che questi oneri di sistema non possono che essere coperti dal consumatore. Però la questione di principio è quella che ricordavano i consiglieri che mi hanno preceduto, che se ci sono dei nostri concittadini, dei consumatori che onorano i propri impegni nei confronti delle società fornitrici, non è giusto che si facciano carico anche della parte degli oneri dei concittadini che invece sono morosi. E questo ci pare che sia stato condiviso da tutti. Allora, confrontandoci, noi siamo disponibili a accogliere gli emendamenti proposti dalla maggioranza, senza entrare troppo nel merito di ciò che viene proposto dall'autorità, da Tizio, da Caio, perché se il ragionamento che ho fatto fino adesso è corretto, noi dobbiamo andare nelle sedi opportune, che sono le sedi legislative, affinché vadano a sanare questa stortura, ecco, passatemi il termine. E il documento che andiamo a proporre nella semplicità va in questa direzione. Quindi siamo disponibili alle modifiche che sono state proposte affinché il documento possa essere proposto agli organi competenti che possano attuare i provvedimenti finalizzati a sanare questa stortura. Grazie. Certo. Quelli che erano stati proposti, quindi eliminare la parola pesantemente nel considerato, togliere la virgola dopo nell'impegno che si chiede al sindaco dopo sui cittadini le conseguenze negative, e togliendo anche l'ultima parte che riguarda la semplificazione burocratica e la revisione generale degli oneri di sistema, ecco, che andrebbero a complicare la discussione. Grazie. Solo un attimo, consigliere Somaglia, però mi pare che la proposta di consigliere Milazzo era eliminare da prevedendo fino a sistema nell'impegno, quindi dopo soluzioni alternative per contrastare il fenomeno di imputare ai cittadini adempienti le conseguenze negative dei cittadini inadempienti, punto. Io suggerirei, per sfumare quella parola, il provvedimento ingiusto ed iniquo, poi dite voi, abbiamo già tolto pesantemente, va bene, io suggerirei che il provvedimento di ARERA, che potrebbe apparire ingiusto ed iniquo in quanto potrebbe danneggiare e penalizzare i cittadini, mettiamolo sul condizionale, in modo tale che potrebbe apparire, è molto neutro, cioè un artificio un po' retorico, però colgo anche quanto ha detto il consigliere Allasia, che potrebbe anche essere un'accusa magari ingiusta nei confronti di un'autorità che si è trovata costretta a prendere dei provvedimenti per... Scusate questo mio contributo, ma... va anche lì, chiaramente, bisogna accettarlo e ci manca, bisogna, se si vuole si accetta, se non si vuole no. Consigliere Marengo. Sì, no. Credo non si senta. Si sente? Ok, perfetto. Sì, vabbè, diciamo che
cambia poco l'emendamento da lei proposto, nel senso che si può anche eliminare, ma volendolo si può anche proprio togliere, ingiusto, iniquo, non è questa la problematica, anche se personalmente ritengo che sia ingiusto, iniquo, perché anche se è costretto comunque il provvedimento è stato preso, quindi di qui non si sfugge. In realtà la nostra proposta, per venire incontro anche a quello che chiedeva la consigliera Milazzo, noi non avremmo tolto tutta l'ultima parte, diciamo nella parte dell'impegno si partirebbe da a far sentire fino a morosità colpevoli, punto, e toglieremmo quest'ultima parte. Penso che la terz'ultima riga, Presidente. Senza scaricare sui cittadini le conseguenze negative, prevedendo a tal fine azioni di recupero contro le morosità colpevoli. Nel senso, si invita il legislatore a trovare soluzioni alternative a quella proposta dall'ARERA. E a prevedere tal fine. Vabbè. Non è che il Consiglio può prevedere. No. L'incipit è che il sindaco deve far sentire la voce, la propria voce, nelle sedi opportune, perché siano trovate soluzioni alternative a questa, cioè non si può scaricare la morosità sugli utenti, ma si trovino altre formule, semplicemente queste. Questo è il guaio che si ha a che fare quando un professore di lettere, filosofia, perché l'italiano è importante. E quindi elimineremo dalla sburocratizzazione delle procedure fino al sistema. Così eliminiamo ogni fonte di possibile problematica. Grazie. Direi, scusate, professore, incentiva ancor più l'evasione, non all'evasione. Prego. Che mi sono venuti naturali sentendo il testo finale, no? Sulla questione del principio. Allora, diciamo che l'obiettivo è quello di dire il legislatore deve trovare tutti i rimedi possibili in modo che la morosità non venga praticamente venga prevenuta, no? In sostanza, cioè è a carico dell'azienda venditrice di recuperare, di fare azioni di recupero. Ecco, però una quota di morosità è fisiologica sempre, giusto? Allora, quella morosità lì, chi la paga? Qualcuno dovrà pagarla, no? Allora, quindi l'idea, no, perché è importante esplicitarlo, perché che cosa chiede il sindaco? Che spostiamo sulla fiscalità generale la morosità, oppure che si prenda il rischio, come dice, di impresa l'azienda venditrice? E fa differenza, quindi una specificazione al riguardo la metterei, insomma, così da chiarire. Consigliere Marengo, prego. Solo per chiarire, poi è il mio pensiero, spero di interpretare anche il pensiero degli altri miei colleghi, ma in realtà il sindaco non deve andare ad indicare la strada. Il sindaco deve chiedere
che si superi questa fase, cioè che la morosità venga spalmata sulle persone, sulle utenze che invece pagano. Mentre parlava, e mi scuso col consigliere all'Asia, gli ho parlato sopra, no? Io lavoro, ho una mia società, spesso mi è capitato di avere un cliente moroso che non mi pagava, non sono mai andato a chiedere agli altri miei clienti di pagare la parte che questa persona mi doveva. Il principio è lo stesso, però lo spirito della mozione è quello di invitare il sindaco a farsi promotore per l'amministrazione presso gli organi competenti, per non gravare, cioè perché non si arrivi al punto in cui la morosità sia redistribuita sugli utenti regolari, e che sia però poi il legislatore a trovare la soluzione più opportuna. Noi non andiamo a indicare al legislatore quello che deve fare, perché altrimenti credo che sarebbe veramente questa sì un'ingerenza di campo che non spetterebbe al sindaco e all'amministrazione. Grazie. Grazie. Quindi se ritenete opportuno io rileggo. No, c'era il consigliere, doveva parlare. Somaglia doveva parlare. Prego. Una battuta, io in questi giorni ho letto, e sono parole che ho fatto mie, ma l'ho prese da un sito di un'organizzazione di consumatori, e mi rifaccio all'ultimo passaggio, e qui dicevano bene, a mio avviso, che si rischia di socializzare i debiti e privatizzare i profitti. Quindi allora che sia poi il legislatore che debba risolvere e dirci chi sarà che dovrà farsi carico della parte di morosità fisiologica, noi possiamo ognuno avere delle considerazioni proprie da dare, ma eviterei di metterle nella stesura di questo documento, perché sennò ognuno ha le proprie sensibilità e andremmo forse a complicarci un po' le cose, ecco. Grazie a lei. Consigliere Tripodi. Grazie Presidente. Fa piacere che quasi dagli interventi che mi hanno preceduto ci sia una convergenza sui principi di questa mozione, e mi fa anche piacere vedere che a tutti i costi andiamo a ricercare una convergenza su un tema così importante, perché per quanto mi riguarda farò un passo indietro e voterò una ragionevole sintesi di tutti gli interventi per far sì che la mozione abbia un peso unanime e che possa arrivare una voce univoca da parte di questo Consiglio agli organi sovracomunali, ma una cosa è certa: per me questa sentenza del Consiglio di Stato, ma per il nostro gruppo, è una sentenza iniqua, ingiusta. Come ben diceva il consigliere Somaglia, si utilizza quello di socializzare i debiti e privatizzare ogni volta quello che è il profitto. Quindi poi possiamo utilizzare tutti i termini più dolci, meno che possono toccare meno uno rispetto che l'altro, ma in alcuni casi serve ribadire fortemente con chiarezza la contrarietà, anche perché è vero, c'è un Consiglio di Stato, ma le authority sono nate per salvaguardare quello che è la posizione dei consumatori, ma in questo caso
l'Authority questo non ha fatto. E per quanto ci riguarda, il Consiglio di Stato, dopo la sentenza, nessuna, il legislatore non è intervenuto minimamente, quindi in questa occasione mi sembra e ci sembra logico, ma è cosa sposata un po' da tutti, far sentire la nostra voce. E mi spiace anche questa posizione della consigliera Milazzo che dice è un aumento irrisorio, sono 16 centesimi, è poco, riguarda tutti, ma è comunque una cifra ancora tollerabile. Ma se pensiamo che è 16 centesimi, è 5 centesimi del sacchetto, e piano piano c'è sempre qualcosa che aumenta, e poi ci lamentiamo se, o comunque ci sorprendiamo se i nostri concittadini non arrivano alla fine del mese, perché tanto 16 centesimi da una parte, che non sono 16 centesimi ma sono di più, 5 centesimi dall'altra. E quindi speriamo veramente che ci sia una convergenza, semplifichiamo il più possibile per esprimere un concetto che sia chiaro e che la nostra posizione possa arrivare appunto agli organi sovracomunali con chiarezza, semplicità e efficacia. Grazie. Grazie. Allora, provo a tirare le fila. Quindi diventerebbe a questo punto, se siete d'accordo, il Consiglio Comunale. Premesso che, e va bene, considerato che, poi correggetemi, la parte degli oneri generali di sistema delle bollette inevase a partire dal 1 gennaio 2016 andrà a carico dei consumatori finali, non più in capo alle imprese di vendita come precedentemente previsto. Rilevato che, tutto uguale, ritenuto che, tutto uguale, considerato che il provvedimento di ARERA danneggia e penalizza i cittadini che adempiono i propri impegni pagando regolarmente le utenze e di fatto incentiva ancora più l'evasione senza risolvere il fenomeno della morosità, impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a far sentire la propria voce nelle sedi opportune affinché siano individuate soluzioni alternative per contrastare il fenomeno senza scaricare sui cittadini le conseguenze negative e siano a tal fine previste azioni di recupero contro le morosità colpevoli. Questo è il testo? Possiamo metterlo in votazione? Sì, mettiamo in votazione il testo. Siamo in 15 perché è uscito anche a Maggiù. Sì, esatto, da almeno 2 ore penso. Ragione il vice sindaco. Possiamo votare? Sì, perché è già domani. Oggi è già giovedì 22. Il testo è passato all'unanimità. 15 su 15. Passiamo alla proposta di mozione numero 5, presentata dal consigliere Allasia, eccetera. Proposta di mozione per il percorso di modifica della forma di gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, Allora, questa mozione, le premesse sono che con la deliberazione del Consiglio Comunale dell'aprile 2011 e poi con successiva integrazione, con l'approvazione dello schema di convenzione, veniva approvato appunto lo schema di convenzione tra i comuni aderenti all'ex consorzio socioassistenziale Intesa per la gestione in via sperimentale da parte dell'ASCN2 Alba Bra delle funzioni sociali delegate dagli stessi comuni, o meglio
da parte di una struttura individuata all'interno dell'ASCN2. La convenzione è stata poi stipulata ed è proseguita in forma sperimentale fino alla fine 2014. A novembre 2014 si è approvata in questo Consiglio Comunale la convenzione permanente di delega l'ASCN2 delle funzioni socioassistenziali. All'epoca fummo il solo gruppo a votare contro quella proposta di delibera, perché avevamo delle motivazioni, notavamo delle importanti differenze a livello di convenzione tra la convenzione in fase sperimentale e la convenzione proposta in fase definitiva, che indeboliva di molto il ruolo e la funzione dei comuni, dei rappresentanti degli enti locali all'interno della struttura individuata per lo svolgimento delle funzioni in delega dell'ASCN2. Dato che in più incontri, in più occasioni mi è stato fatto presente che dall'interno, da fonti interne all'ASL, che è in corso un passaggio che poi il dirigente dell'ASL appena insediato non aveva diciamo per nulla nascosto appena insediato, devo dire, perché già aveva palesato qualcosa quando mi ero accorso di incontrarlo 2 mesi dopo il suo insediamento, che ci sia un passaggio, un cambiamento, e questo cambiamento sia un ritorno a non più alla delega all'ASCN2 dei servizi, delle funzioni socioassistenziali, ma un ritorno in capo a un'entità ancora da definire e precisare, diciamo per adesso definiamo di tipo consortile o pre-delega ASCN2. E quindi è necessario gestire questa nuova trasformazione. E la mozione è estremamente semplice, perché sulla base di questa informazione io chiedo che questo passaggio avvenga all'interno degli organi consiliari, avvenga con un processo di discussione per definire una proposta che dovrà essere portata all'interno del comitato territoriale, quindi all'interno dell'assemblea che riunisce tutti gli altri comuni che fanno parte del distretto e che sono coinvolti da questo passaggio, e che quindi tale attività si svolga nei tempi e nelle modalità utili affinché effettivamente ci sia un effettivo contributo da parte degli organi consigliari competenti. Non ho definito, può essere la commissione socioassistenza, può essere quello che si vuole, penso che sia la cosa più sensata, inutile predisporre nuovi tavoli o cose di questo tipo, affinché si possa discutere, si possa contribuire in modo fattivo sulla forma di gestione che si dovrà intraprendere. Perché questa richiesta? Io un po' l'ho specificato nella premessa, ma penso che non sia pensabile, almeno questo è il mio modo di vedere, che tale processo vada avanti senza la partecipazione consigliare del Consiglio tutto. Cioè non vorrei ritrovarmi tra qualche mese o tra poco tempo in un momento in cui dobbiamo esprimerci su una proposta di delibera senza aver analizzato effettivamente il passaggio con buon tempo,
e anche perché sinceramente un po' frustrato da come sono venuto a conoscenza della cosa, perché il passaggio che è stato fatto nel 2014 era un passaggio che doveva essere definitivo, no? Quindi c'era una scelta politica, io non ero d'accordo, ma c'era una scelta politica che voleva andare in una determinata direzione. Adesso si fa dietro front, no? Si fa dietro front, io sono lieto che ci sia questo dietro front, non mi piace l'incipit di questo dietro front, perché la natura del dietro front non è una riflessione che è maturata in seno agli organi consigliari o in seno al comitato territoriale dei sindaci, eccetera, ma c'è una presa di posizione dell'ASL che dice che in questo modo non può andare avanti, cioè non può permettersi di avere all'interno del territorio dell'ASL due distretti che hanno una gestione così diversa. E quindi adesso noi in sostanza subiamo questo passaggio, e allora almeno che governiamo questo passaggio nel modo più ampio possibile. E perché vorrei, con l'occasione, che proprio per gli appunti che muovevo nei confronti del passaggio alla convenzione definitiva, alla convenzione di delega verso l'ASL nel 2014, vorrei che con l'occasione si pensasse a strutturare un ente, una struttura che metta al centro anche processi di partecipazione e trasparenza veramente facilmente applicabili. Io mi ricordo le difficoltà incontrate anche solo per andare a trovare, a ricercare i verbali del comitato territoriale, che ha un suo regolamento e che ha nel regolamento esprime la pubblicità dell'adunanza, ad esempio, ma non c'è né pubblicità del luogo di incontro, almeno all'epoca non c'era, né pubblicità del luogo di incontro, né della, di dove si teneva l'assemblea, per cui anche chi voleva partecipare perché coinvolto di persona o perché si interessava dei temi non aveva la possibilità di farlo, né per esempio di accedere facilmente ai verbali. Ci sono esempi concreti di messa in pratica di mezzi di effettiva trasparenza, di effettiva partecipazione di tutti gli attori che insistono o che usufruiscono dei servizi socioassistenziali anche nella nostra regione. Penso che sia l'occasione giusta per fare delle considerazioni al riguardo, a partire proprio dalla costituzione del nuovo ente. E dicevo prima, per riprendere in mano anche il pallino politico, no, del governo di questi temi, perché ricordo anche, nello scrivere questa mozione, prendevo anche spunto dal fatto che mi ricordo che quando dibattevamo qua su mozioni relative alle questioni legate alla disabilità e all'accesso ai centri diurni e ai modi di compartecipazione ai centri diurni, una delle prime, anzi la prima azione, il primo ostacolo a cui ci siamo trovati dentro è stata da parte vostra, ad esempio, quella di mostrare la lettera del dirigente dell'ASL che non era d'accordo su una proposta politica, poi, che era la nostra, e su questa base diciamo l'azione politica si fermava. Quindi c'era un ente funzionale che aveva più potere dell'ente politico.
Io penso che sia tempo di capovolgere un po' questo paradigma, e penso che questa sia l'occasione giusta. Ci sono anche altre problematiche, a mio avviso, legate all'attuale situazione della delega all'ASL. Quello che più mi preoccupava era la parte appunto di governo stretto in termini politici della socioassistenza, che secondo me andava a mancare con la nuova convenzione, ma ci sono anche problemi di interferenza, perché nell'ambito della socioassistenza l'ASL a questo punto si trova come ente che dà gli accreditamenti e poi deve controllare la propria attività in seno alle sedi accreditate, ha una sede accreditata a sua volta dove eroga il servizio e dovrebbe controllare se stessa. Ora qua il problema non è ovviamente la buona fede o meno, ma i meccanismi automatici di controllo che si basano fondamentalmente sulla terzietà e quindi sulle triangolazioni. La mozione quindi è estremamente sintetica e il punto principale è proprio quello, semplicemente, senza partire, senza voler dare delle tesi di destinazione finali sulla forma di gestione possibile, ma semplicemente chiede una partecipazione degli organi consiliari a una discussione e a una definizione al nostro interno, per quanto riguarda una nostra posizione, di che cosa vogliamo rappresentare come Comune di Bra in questo passaggio, in quale direzione vogliamo andare e con quali obiettivi. E lo dobbiamo fare subito, perché penso che i tempi stringano, da cosa ho capito, e ci sia la necessità di muoversi in tempi brevi. Grazie. Grazie. Ho chiesto la parola al sindaco. Allora, l'intervento su questa mozione richiederebbe uno spazio molto molto ampio e una storia che ci permetta di ragionare perché il 7/11/2011 abbiamo approvato lo schema di convenzione tra i comuni aderenti all'ex consorzio socioassistenziale. Chi come Somalia o altri ha fatto parte, Somalia ha fatto parte della, o Conterno, hanno fatto parte del consorzio, avrebbero tutta una serie di elementi che possono apportare. Cercherò di essere molto molto sintetica per dirvi questo. Noi, per ragioni varie che non sto a spiegare, abbiamo fatto in maniera tardiva la scelta del consorzio. Il nostro è il penultimo consorzio nato a livello regionale, per una serie di motivazioni che non stiamo a valutare. Sta di fatto che questo elemento ha determinato una situazione di bilancio legata alle quote che venivano date, per cui chi è partito prima ha potuto usufruire di un dato storico e soprattutto di fondi che all'inizio erano particolarmente importanti, e quindi la situazione del nostro consorzio è stata una situazione di grandissima difficoltà sin dall'inizio, proprio dal momento in cui è stata costituita.
nel senso che la nostra quota capitaria è, nonostante poi un lavoro fatto nel periodo in cui io e Franco Guida eravamo in, in regione, abbiamo portato qualche piccola modifica a quella megera di assessora di Asti a cui era difficile strappare anche soltanto un euro, qualcosa lo abbiamo, per carità. Lei faceva il suo lavoro, ovviamente chi era partito prima, leggasi per esempio Monviso Solidale, ha potuto usufruire di fondi molto più elevati. Detto questo, nel 2011 la situazione del nostro consorzio era una situazione di grandissima difficoltà. Chiudevamo con uno sbilancio di 500.000 euro. In quel momento siamo andati dall'assessore, che purtroppo è durata pochi mesi, l'assessore Ferrero, che era da poco entrata in funzione, e con lei studiammo una ipotesi sulla quale lei stava lavorando di integrazione della sanità con la socioassistenza. Di lì partì questa esperienza, che purtroppo nei rapporti con la regione è durata molto poco, perché la Ferrero nel frattempo, per ragioni che tutti conoscete, ha smesso di essere assessore regionale, e per un certo periodo noi siamo stati sostanzialmente con delle grosse difficoltà di interlocuzione con la regione, che da una parte aveva due realtà, noi e Casale, in questa situazione con una gestione data all'ASL, il resto gestito con i consorzi. E allora, nonostante una situazione complicata, una situazione nella quale abbiamo comunque cercato di cambiare alcuni dati, cambiare la quota capitaria, e soprattutto attraverso un lavoro di sulla spesa importantissimo fatto da tutti i sindaci, perché vedete, noi avremo sicuramente dei momenti di confronto e dei momenti di incontro con il Consiglio Comunale, però questa struttura è una struttura che deve tenere insieme 11 sindaci del nostro distretto, e quindi è molto complicato gestire le due questioni. E devo dire, il bilancio che nel 2011 aveva delle difficoltà, grazie ad un lavoro molto importante soprattutto sui costi fissi, non andando a toccare assolutamente i servizi, anzi incrementando il livello dei servizi, ci ha permesso di arrivare ad avere un bilancio in ordine, un bilancio in ordine. Questa situazione è andata avanti in modo normale sino al cambio di gestione del direttore sanitario, del direttore generale. Il direttore generale sin dall'inizio non ha espresso delle valutazioni di difficoltà di mantenere all'interno della struttura dell'ASL la nostra questa nostra situazione.
un lavoro di pressione politica e unanimità molto forte degli 11 sindaci ha fatto sì che questa situazione sia andata avanti, si sia protratta, non abbia inciso in maniera negativa sui bilanci dei comuni, ma soprattutto abbia permesso di continuare a mantenere dei servizi assolutamente paragonabili con il resto dei servizi della provincia a dei prezzi molto più bassi dal punto di perché abbiamo inciso molto sulla questione dei costi bassi. Con l'approssimarsi della questione della chiusura della partita dell'ospedale di Verduno, alla fine dello scorso anno il direttore ha comunicato che con il 31 dicembre si sarebbero chiusi, si sarebbe chiusa questa esperienza. Devo anche dire che in questa fase, mentre qualche anno fa era più normale che si immaginasse la socioassistenza unita alla sanità, credo che questa situazione oggi non sia praticabile in regione, non è la linea sulla quale, nonostante l'assessore Ferrari creda a questa nostra esperienza e spesso chieda i dati della nostra esperienza, perché ha provato a forzare a portarla su un territorio. Alla luce di questa dichiarazione, che non era più pretestuosa, che era frutto di una situazione di difficoltà, il direttore dice: io ho un mandato di chiudere l'ospedale, questa roba pesa in una maniera, pesa non in una maniera incredibile, ma è un elemento che comunque distoglie una parte di energie, e quindi ci aveva detto inizialmente chiusura al 31 dicembre, dopodiché prima della si è ragionato, e si è ragionato di uno spostamento di chiusura al 30 di giugno di quest'anno. Nel frattempo ci sono alcune questioni eminentemente tecniche che debbono essere risolte prima di poter affrontare qualsiasi tavolo di confronto e qualsiasi. E le questioni sono quella legata al personale, il personale è inserito all'interno di ciascun comune, quella legata ai contratti in essere, e quella legata al bilancio, che in questo momento è gestito ancora dal LAS. Si è provato per qualche tempo ad immaginare una possibile soluzione di un unico consorzio di tutta l'ASL, soluzione che sicuramente sarebbe una soluzione molto positiva, ma ci sono delle differenze talmente grosse per cui mentre è stato possibile da parte del consorzio di Alba inserirsi l'Alta Langa, ma l'Alta Langa è fatta di una trentina di comuni, il più grande del quale ha 90-100 abitanti, e soprattutto di comuni con
problematiche sicuramente socioassistenziali, ma non paragonabili alle problematiche che ci sono nel nostro distretto, a partire dal comune di Bra. E allora, dopo aver valutato che si deve lavorare per andare nella direzione di un unico consorzio che corrisponda all'unica ASD, ma su questo si deve lavorare con tempi che sono non compatibili con quelli che l'ASL ha invece di smetterci, allora si è ragionato che forse la soluzione più sensata è quella di una convenzione che unisce gli 11 comuni, e su questa convenzione i tecnici stanno lavorando per darci una serie di risposte, in cui il comune di Bra è comune capofila, e ovviamente trovare delle risposte tecniche alle tre problematiche. Quindi io credo che sia assolutamente necessario che noi affrontiamo questa questione, ma la affrontiamo appena, e credo non manca molto, i tecnici siano in grado di dirci alcune cose, perché altrimenti rischiamo di discutere, ma di discutere in termini generali di questioni, e invece qui bisogna discutere in termini molto specifici, con tutta una serie di questioni relative al personale, dove passa, al nostro dirigente come viene utilizzato, a tutta una serie di questioni che devono essere affrontate. E sulla base di questo io credo che possiamo condividere la mozione con una correzione, un emendamento che mi permetto di suggerire. In particolare, quando dice impegna, la premessa va tutta bene, impegna il Consiglio Comunale. Devo dirvi, in questo periodo il lavoro dei sindaci e l'unità dei sindaci ha mantenuto in piedi questo servizio nonostante le difficoltà dell'ASL. Le modifiche, gli emendamenti che proporremmo potrebbero essere: quando dice impegna il Consiglio Comunale a promuovere in seno alla competente commissione consiliare il percorso di analisi e confronto per concorrere alla definizione della proposta di revisione, eccetera, la frase che lei ha messo, e poi dall'altra parte a prevedere che tale attività possa svolgersi nei tempi, nelle modalità utili per dare un contributo effettivo alla definizione della nuova forma di gestione associata che si dovrà intraprendere, nel rispetto delle competenze consultive della Commissione, delle prerogative della Giunta e in particolare dell'Assemblea dei Sindaci in seno all'ASL 1 o 2 per le funzioni socioassistenziali del distretto di Bra, perché alla fine noi possiamo fare delle proposte, ma noi non abbiamo la maggioranza, tra l'altro, quindi ogni volta non. Quindi se su questa partita avete, io ho provato a essere proprio la più sintetica possibile, anche la più trasparente possibile su tutti i passaggi che ci sono stati e che abbiamo cercato di seguire, e dei quali ovviamente una grossa parte è in capo ai tecnici, e quindi non aveva un avrei potuto magari in una capigruppo dirvi è arrivata la lettera del
dottor Bono che ci dice, non è questo l'elemento essenziale, è a fronte di questa lettera che cosa e quali risposte abbiamo dato. Finora abbiamo dato la risposta intanto di chiedere all'ASL di continuare nel suo impegno. Questa cosa credo che debba essere sbloccata, e può essere sbloccata in questo modo, in attesa di un lavoro più ampio per formare un unico consorzio, ovviamente direi nella futura amministrazione. Non sarebbe totalmente insensato immaginare, e anche impossibile immaginare, ma proprio perché ci sono delle differenze sostanziali, noi abbiamo quote che oscillano tra i 27 e 32. Ad Alba ci sono quote che oscillano da 17 a 30. Quindi in più il consorzio sociosanitario di Alba, per farmi un esempio, fa l'estate ragazzi per conto del comune di Alba, quindi cioè, una roba che non, è proprio molto difficile da mettere insieme. Grazie al sindaco. Quindi la proposta di emendamento è stata annunciata. Quindi il promotore della mozione ovviamente adesso può decidere se accoglierlo o meno, comunque fare le sue considerazioni. Prego. Grazie Presidente, ma mentre parlava il sindaco riguardo alla proposta di mozione io già annuivo, nel senso che la seconda parte è una precisazione lapalissiana, ma che è giusto mettere, nessun problema, e la prima in sostanza già sta dicendo quello che poi si dice dopo. Non ho obiezioni su questo e sono concorde in sostanza con la proposta di emendamento. Ecco, devo essere sincero, io non mi sono osato dirlo nella presentazione della mozione, ma il mio pensiero era proprio quello di riflettere sull'accorpamento dei due consorzi. È chiarissimo che ci sono differenze, come evidenziato adesso il sindaco, anche di modo di operare. Non si tratta solo di differenze di bilancio, di copertura territoriale, eccetera, ma ci sono, mettiamola così, usi e consuetudini a cui non si può chiedere a tutti gli attori di rinunciare tout court, e bisogna lavorarci. Sono molti più comuni, c'è una popolazione servita doppia, insomma ci sono tante problematiche. Però il percorso di razionalizzazione dei costi, no? che si diceva prima, che si è fatto nella delega all'ASL, in cui si sono tolti o si sono ridotti dei costi, si sono ridotti dei costi fissi di struttura, diciamo così, logistica e non, naturalmente vengono in mente quando penso alla fusione, perché due bilanci invece che uno, le strutture ovviamente devono essere moltiplicate, eccetera, ma è chiaro che si fa efficienza di sistema. Cioè si può fare efficienza in diversi modi, con la delega all'ASL, con un consorzio che funziona, con un sistema che funziona. Dalle parole che ha detto ho capito che l'orientamento in questa fase, diciamo, transitoria, allora innanzitutto l'orientamento è andare verso la fusione, l'orientamento strategico, diciamo questo. Il passaggio temporaneo è quello di... diverso dal consorzio precedente, ma è non creare il consorzio come era prima,
ma non, magari non uso il termine esatto, ma una delle tre forme possibili in sostanza. Voglio fare una convenzione tra i comuni e delegare a un comune capofila la funzione e quindi gli oneri di organizzazione, ovviamente poi condivise le spese, eccetera. Che ci si ragiona, insomma, penso che non ci siano problemi. Ecco, invece quello che mi preoccupa è, apprezzo anche i modi, le parole e dell'esposizione, non sarei però stato così leggero sulla questione della lettera del dirigente dell'ASL ai sindaci, che è la lettera che è arrivata verso fine anno, qualcosa del genere, no? Ora, se arriva una lettera in cui si dice entro la fine dell'anno bisogna chiudere, adesso semplifico, no? Ma quello che ha detto il sindaco, sinceramente noi come capigruppo non è che potevamo decidere in 448 andiamo ad associarci di qua, facciamo così e così, però essere informati e poter fare noi dei ragionamenti in capigruppo su una notizia del genere, io direi che non è una cosa secondaria. Questo è l'unico appunto che le sto muovendo su questa vicenda, cioè è una cosa importante. L'ASA ci sta dicendo non vado più avanti così, e tra l'altro i tempi indicati, no? Lo slittamento, allora innanzitutto i tempi indicati in quella lettera entro fine dell'anno vuol dire, come ha accennato anche lei, che c'era già un percorso precedente, no? In cui io 2 mesi dopo che ho incontrato il dirigente, 2 mesi dopo il suo insediamento, ho avuto un colloquio su alcuni temi. È una persona molto pragmatica, ha detto già subito che lui non sapeva come gestire quella differenza tra i due distretti e che ci avrebbe pensato, ma ci ha pensato anche abbastanza velocemente a quanto pare. È chiaro che se c'era un percorso, allora arrivare alla fine dell'anno è chiaro che siamo tutti in difficoltà. Il 30 giugno non è uno scherzo, ma sfondo una porta aperta in questo senso. In termini organizzativi, il bilancio della SOS si chiude al 31 dicembre, no? Quindi c'è un passaggio in mezzo a un esercizio, insomma. La questione è molto complessa, a me fa paura quel 30 giugno e sinceramente ci saranno degli aspetti tecnici da chiarire, degli aspetti tecnici che riguardano come passare il personale, come gestirlo, come fare il passaggio che adesso è gestito attraverso la delega con l'ASL, però questo sono dettagli tecnici che non esulano, secondo me, dal poter iniziare un discorso invece sui temi che ha espresso stasera, ad esempio, il sindaco, e incominciare a ragionarci in termini di principio. Magari la conferenza capigruppo, chiedo scusa, la commissione socioassistenza concorda su una visione strategica della fusione, oppure no. Magari vengono contributi interessanti in questo consesso, e nel frattempo arrivano anche delle risposte tecniche e si capisce se le strade proposte, chiedo scusa, finito, per il piano non strategico ma per il piano, diciamo, operativo di battaglia del passaggio è percorribile effettivamente, e quali problemi pone anche dal punto di vista pratico. Quindi secondo me il fatto che manchino aspetti tecnici da chiarire non pone dei vincoli alla possibilità di discussione e di elaborazione e, per quanto possibile, di contributo di tutti i gruppi consigliari. Grazie. Grazie. Quindi adesso bisognerebbe sapere se le proposte di emendamento sono accolte. Sì, sempre che se lei è... Ah, benissimo, perfetto. Possiamo anche votare. Se non, no, sì, certo. Fermo restando che ci possono ancora essere degli interventi, quindi ovvio. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente. Io, come al solito, cercherò di essere breve, non tanto perché è tardi, ma
perché intanto c'è stata un'esposizione molto chiara da parte del sindaco su quello che è stata la storia della socioassistenza negli ultimi 15-17 anni, se non mi sbaglio. Ed è stata una storia travagliata dal punto di vista economico, l'ha ricordato bene, anche se le varie gestioni che si sono susseguite nel consorzio Intesa hanno fatto bene, hanno operato bene sul territorio e come alcuni di noi sono stati in questo consiglio comunale, Marco ad esempio, in quegli anni ricordano le battaglie che ricordava anche il sindaco, che questa sperequazione nei confronti a livello regionale, nei confronti di altri territori, fosse in qualche maniera colmata, ma qualche risultato è arrivato, però questa sperequazione è ancora rimasta molto ampia e ce la siamo portata dietro, quindi i ricorsi storici si sono succeduti nel tempo. Ecco. Detto questo, mi trova, ma penso di poter parlare anche a nome di tutto il gruppo, ci trova d'accordo, no, sul fine che ha questa mozione, cioè quella di andare nelle sedi opportune, nella commissione socioassistenza, presumo che fosse quella più deputata a dibattere di questi argomenti, a intraprendere un percorso di ragionamenti partendo da quello che ci ha questa sera enunciato il sindaco. Detto questo, certo rimane un po' di rammarico, di apprensione, di preoccupazione riguardo a quello che deve accadere e un po' di stupore anche, passatemi il termine, nell'apprendere questa sera quella che può essere l'evoluzione della socioassistenza sul nostro territorio. Qualche notizia anche noi, seppur in maniera molto marginale, l'abbiamo avuta in queste settimane, però anche a noi forse pareva più opportuno che, a seguito di una comunicazione di questo genere da parte del direttore dell'ASL, ci fosse, seppur in maniera così assolutamente informativa, qualche comunicazione da parte del sindaco, quantomeno in conferenza di capigruppo o nella commissione consigliare preposta. Quindi questo ci pareva opportuno sottolinearlo, perché stiamo per affrontare, quindi abbiamo poco tempo davanti, un argomento veramente importante, no? Abbiamo detto prima che abbiamo dibattuto per un'ora e mezza su un argomento che abbiamo ritenuto importante per i nostri concittadini, ancora di più lo è quello, l'oggetto di questa mozione. E allora ben venga l'esortazione a incominciare un percorso di analisi e di confronto che ci troverà assolutamente partecipi, ma mi spiace dover sottolineare che purtroppo, come è successo su altri argomenti, e mi spiace ricordare che per esempio sul discorso dell'acqua le informazioni sono state a nostro avviso un po' tardive. Ecco, grazie. Grazie al consigliere Sonaglia. Allora, se non ci sono più interventi,
Ci sono interventi? Ah, tre voti con la bocca piena, ok. Anche d'altro, se posso permettermi. Faccia il bono, visto che stiamo parlando del direttore. Tra l'altro dal bono degli U2 siamo al bono della ASL CN2, quindi questa era, per me, passatemela all'1 meno 10 del mattino. Prego, consigliere Tripodi, si è finito di tracannare, prego. Acqua. Il direttore è buono, ma la notizia non so se è stata così tanto buona. La cosa che diciamo che noi, in particolar modo nel momento in cui c'è stata la scelta, la sperimentazione già nel 2011 di unire, o comunque sì, diciamo unire quello che erano i servizi della sanità insieme a quelli assistenziali, è stato un esperimento che, come ben diceva il sindaco, che ha fatto tutto un riepilogo delle vicende e delle storie anche di anni addietro, molto chiara. Diciamo che era stata una scelta appunto coraggiosa, che politicamente è stata sposata anche a livello regionale, fino appunto ad arrivare nel 2014 alla votazione della convenzione poi definitiva. Il fatto di trovarci questa sera a votare una mozione da parte del consigliere appunto presentata dal Movimento 5 Stelle, dal consigliere Alasia, ci ha sorpreso ancora di più, ci ha un po' infastidito, per il semplice fatto che abbiamo sempre chiesto in maniera chiara e inequivocabile il fatto che l'amministrazione fosse trasparente, l'amministrazione, come in tante occasioni lo è stata, ci spiace che in questa è venuta meno. Perché, ok, il consigliere Alasia, noi ci troviamo ad avere questa mozione, la leggiamo e ci diciamo: ma che cosa è successo? Votammo nel 2014 in maniera convinta, per via di essere riusciti a mantenere in un momento difficile i servizi nel nostro territorio, di aver saputo sopportare quello che è stato anche un periodo difficile proprio nella questione generale della socioassistenza, pur avendo anche dei risultati che portarono a una diminuzione qual è quella dei costi fissi e quant'altro, per di più con delle quote pro capiti confrontate rispetto a quelle altre realtà regionali minori, siamo riusciti a supportare e a sopportare le criticità, mantenendo i servizi e in alcuni casi anche ampliando alcuni servizi. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto difficoltà in alcuni settori, in alcuni ambiti, ma alla quale abbiamo dato comunque delle risposte e che comunque tutto il Consiglio Comunale, vedi questione disabilità, è riuscito in una maniera o nell'altra a far fronte. Il fatto che di trovarci qui, dove voteremo favorevolmente a questa mozione, anche con l'emendamento del sindaco,
o comunque della maggioranza, ma non possiamo dire di essere soddisfatti, perché è una questione di ruoli, di rispetto reciproco, di ruolo di chi amministra e di chi è da questa parte, che ha l'onore e l'onere di avere quel potere che è appunto di controllo di quello che l'amministrazione riesce a portare avanti, ma poi soprattutto in una materia così fondamentale. Sarebbe stato opportuno che al primo movimento, alla prima comunicazione di quel direttore generale, del direttore generale Bono, immediatamente, come in tante occasioni, il sindaco ha richiamato all'ordine tutto quanto il consiglio, perché questioni importanti, per mettere a conoscenza la probabilità che qualcosa in futuro possa o potrà cambiare. Ritengo che, come avevamo richiesto per il tema ATO, e cosa che non abbiamo neanche in quell'occasione ottenuto, da questo momento in poi, e da lì, se non sarà così, da parte nostra troverete una forte battaglia in tal senso, noi pretendiamo, nel rispetto dei ruoli, di poter, visto e considerato che ci sarà sicuramente, chiamiamolo come vuoi, magari un passo avanti, magari un passo alle origini, visto e considerato che l'organizzazione potrà tornare al predelega, quindi una risoluzione tra virgolette consortile della gestione socioassistenziale, di poter avere tutte le occasioni per poter dare il nostro contributo e essere a conoscenza di tutte quelle che potranno essere le peculiarità di una futura gestione, le difficoltà, perché ritengo che se abbiamo il tempo, giustamente, e utilizziamo il tempo giustamente, un'ora e mezza, due ore, per parlare di una mozione che è quella del appunto della quella che abbiamo appunto affrontato prima, con tutte quante le criticità, le perplessità di qualche consigliere, ci vedete aperti, ma perché è giusto che sia così, perdere tutto il tempo possibile, se prendete con le pinze il termine perdere, perché in questo caso mi viene da dire perdere, perché in questo caso l'amministrazione ha perso un'occasione per essere veramente, come noi siamo sempre aspettati, la parte, l'impulso, l'input per dar conto hai tutto il consiglio, non soltanto a consiglieri di maggioranza, minoranza o solo ed esclusivamente la giunta, di essere informati di quello che sarà veramente un servizio importante che andrà, non lo so, modificato, stravolto, cambiato. Quindi spero che, se il buongiorno si vede al mattino, diciamo che non sarà proprio un buongiorno, perché siamo partiti male. Però spero che questa amministrazione si rifaccia durante le prossime settimane. Grazie. Siamo già al mattino comunque, per la cronaca, da un'ora. Grazie comunque, consigliere Tripodi. Allora, non mi pare ci siano più interventi. I gruppi hanno fatto le dichiarazioni di voto, se ho capito bene. Quindi possiamo mettere in votazione
il testo già emendato, lo diamo per emendato, va bene così? Va bene. Quindi segnaliamo la nostra presenza. Siamo in 15. Va bene. Possiamo votare. Votazione chiusa all'unanimità. Grazie di questa discussione. Siamo all'ultima proposta di mozione per l'analisi del piano finanziario Tari. La parola al proponente Asia. Ecco il testo. Grazie Presidente. Allora, questa proposta di mozione, come ho già avuto modo di dire in conferenza Capigruppo, nella parte di impegno è identica nei propositi, cioè quella di una discussione in seno alla commissione competente, che può essere la commissione finanze, a mio avviso, degli aspetti legati al piano finanziario della Tari, sia per quanto riguarda i cambiamenti che ci saranno in base all'aggiudicazione del nuovo appalto, sia in base alle previsioni normative che sono entrate in vigore e in base ad alcune criticità che nella nostra analisi abbiamo evidenziato. Nelle premesse faccio solo riferimento in sostanza a al decreto legislativo del 97, al DPR 158-99, che si occupano della regolamentazione delle norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbano. E per i cui fini i comuni, cioè per i fini dell'applicazione della tariffa, i comuni approvano annualmente il piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento, e le relative tariffe devono essere pertanto determinate sulla base del suddetto piano economico finanziario. L'articolo 3 del DPR in questione indica che il costo complessivo del servizio è determinato in base al piano finanziario, agli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio, del tasso di inflazione programmato e suddiviso in una parte fissa e in una parte variabile, cosa che vediamo normalmente ad ogni approvazione di bilancio previsionale, e rapportato la quantità dei rifiuti conferiti, cioè la legge da parecchi anni impone una ripartizione dei costi sul principio, almeno per quanto riguarda la parte variabile dei costi, sul principio di chi produce più rifiuti deve pagare una quota più alta. Sempre il DPR stabilisce che la tariffa sia ripartita tra due tipi di categorie di utenza, quella domestica e non domestica, e che questa ripartizione debba avvenire secondo criteri razionali,
e assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ora, noi recentemente, a fine del 2017, abbiamo approvato il piano finanziario, quindi le tariffe TARI per quanto riguarda il 2018. In quell'occasione abbiamo constatato e abbiamo discusso la variazione delle quote di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, in virtù di un'applicazione sulla carta pedissequa del cosiddetto metodo normalizzato, e quindi applicazione per quanto riguarda la quota variabile di quelle tabelle che addebitano a ciascun tipo di utenza non domestica una produzione potenziale di rifiuti media per superficie utile dell'attività. Questo determinerebbe in modo normalizzato, cioè standard, la quota totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, che rapportato alla quota totale dei rifiuti prodotti nel nostro comune ne dà l'incidenza e quindi la ripartizione per la quota parte variabile dei costi relativi al piano TARI. Questo cambiamento ha portato, in questo caso, a un aggravio delle tariffe a carico delle utenze non domestiche per via appunto dell'aumento di questa quota variabile per il meccanismo che spiegavo prima. E questo, un aumento complessivo, mi pare, di, se ricordo bene, di circa 248.000 euro, un aumento percentuale per ciascuna utenza non domestica di circa il 15%. Nell'analisi in questi mesi, sia durante il passaggio in Commissione Ambiente e Servizi Appaltati per quanto riguarda la gestione della raccolta dei servizi, e sia nell'analisi di questo passaggio per l'approvazione del piano previsionale per il 2018, sono saliti alla mia attenzione alcuni punti nel piano finanziario TARI che, a mio avviso, rendono necessaria una modifica del piano finanziario TARI, oltre che per quanto dicevo prima, cioè gli eventi che arriveranno a breve di cambiamento nell'appalto, che copre una parte, per inciso, insomma, del piano finanziario TARI, inferiore al 50%, ma per dei punti strutturali nella conformazione delle quote TARI. Innanzitutto, il passaggio che descrivevo prima tra ripartizione domestica e non domestiche era appunto giustificato, quell'aumento, col fatto che si andava ad applicare in modo pedissequo il metodo normalizzato. Lo dicevo prima, a numeratore, quota presuntiva o normalizzata dei rifiuti prodotti dalle 2000 passa utenze non domestiche del nostro comune, a denominatore la quota totale dei rifiuti nel nostro comune, questa proporzione stimata in circa il 40% ci diceva che la quota variabile della tassa dei rifiuti per quanto riguarda le utenze non domestiche doveva coprire circa il 40% di questa quota. Però nell'analisi scopro che, per quanto riguarda il piano finanziario TARI, da qualche anno a questa parte, la quota dei rifiuti che vengono inseriti nel piano finanziario TARI non è la somma dei rifiuti inseriti nel piano finanziario TARI, non è il totale della produzione di rifiuti nel nostro comune, ma è una quota che non tiene conto del contributo di ciò che è raccolto nei centri di raccolta. Esatto, contributo, per intenderci, 11 milioni e 2 circa, vado a memoria, sono le 11.200 sono le tonnellate di rifiuti su cui facciamo questo conteggio, ma in realtà anche nei conti ufficiali forniti alla regione per determinare quanto differenziamo nel nostro comune,
la quota di rifiuti prodotta nel nostro comune è superiore di 4.200 tonnellate, quindi non di poco. E quindi il totale dei rifiuti prodotti nel nostro comune è superiore alle 15.000 tonnellate all'anno. Allora capite che quel rapporto che dicevo prima tra 4 e 11 diventa tra 4 e 15 e quindi cambia, portando più vicino a quello che era prima la determinazione della quota da attribuire alle utenze non domestiche rispetto ai domestici. Un altro elemento di anomalia è che, esaminando il piano finanziario degli anni scorsi, notavo come i tassi di inflazione programmata utilizzati nella redazione del piano fossero fissi all'1,5%, a fronte invece, sappiamo tutti, negli ultimi anni i tassi di inflazione, ci sono stati anche anni, c'è stato un anno in cui l'inflazione è stata negativa, cioè siamo andati in deflazione, un anno in cui l'inflazione era lo 0,1%. Attenzione che il tasso di inflazione con il recupero di produttività può incidere circa alla fine in totale circa un 1%, ma un 1% su un piano finanziario di 4.800.000 euro ha un valore in termini assoluti non piccolo. E altro fatto per me importante, ne abbiamo discusso un po' di volte e anche in occasione del bilancio previsionale, la mancata valorizzazione nel nostro piano finanziario tari dei risparmi determinati dall'aumento della raccolta differenziata nel corso degli ultimi anni, aumento che è stato importante, aumento che ha portato a una diminuzione di costi per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, ad esempio, a un aumento di costi per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma a un bilancio teorico sempre positivo. Questo non perché qui faremo eccezione, all'interno del nostro consorzio faremo eccezione, i dati dell'ISPRA 2016 lo confermano, il costo, la gestione del rifiuto differenziato in Italia, il costo totale di gestione, raccolta e smaltimento, vale il 30% in meno che non il costo di raccolta e smaltimento dell'indifferenziato. Questa mancanza di completa valorizzazione dei risparmi ottenuti nel nostro piano tari si evidenzia anche dai dati che sono stati forniti in commissione su mia richiesta, mi pare a ottobre o novembre, da parte del COAPSR, in cui si vede bene come la ripartizione della differenziata segue solo due voci, la carta e il vetro, mentre per tutte le altre voci differenziato c'è una quota fissa pro capite per abitante per tutti gli abitanti del consorzio. Questo vuol dire, a mio avviso, che chi differenzia di più sostiene i costi della differenziazione, ma non ne riceve appieno i benefici, e questo è, a mio avviso, il nostro caso. Queste sono alcune considerazioni che ho tratto dall'analisi dei dati raccolti e attraverso gli uffici e attraverso il COAPSR, perché ad esempio questa vicenda del totale ammontare dei rifiuti che l'ufficio tributi prende perché gli viene dato un dato è un fatto che non era neppure a conoscenza degli uffici, che poi giravano il dato all'ufficio tributi. Quindi questa premessa, e considerando, come dicevo prima, che è in corso anche la procedura di affidamento del servizio di raccolta rifiuti per il prossimo triennio, e che quindi questo determinerà, a seconda di come andrà a finire il bando di gara, una variazione dei costi di gestione del servizio, lasciamo perdere l'attuale gestione del servizio, è stato oggetto di interrogazione, e considerando anche che c'è una previsione di legge per cui, per un'analisi e una verifica del piano finanziario Tari,
il Comune deve avvalersi o può avvalersi anche delle risultanze dei cosiddetti fabbisogni standard. Mi pare che poco tempo fa sono uscite anche dal Dipartimento delle Finanze Pubbliche delle linee guida con delle tabelle di calcolo, l'8 febbraio. Allora, in base a tutte queste considerazioni, la parte impegnativa è di promuovere quindi in seno alla Commissione Finanze un'analisi specifica degli elementi di costo per la formazione del piano finanziario ai finitari, per produrne un'eventuale proposta di modifica alla luce delle criticità e delle incongruenze che possono essere riscontrate. Io ne ho evidenziate alcune, per quello che ho compreso, e alla luce delle modifiche normative e tecnico-organizzative in corso, cioè il nuovo appalto. A prevedere che tale attività inizi subito, in sostanza. Perché? Perché subito? Perché innanzitutto, prima di recepire le modifiche, per gli interventi del futuro, bisogna capire bene da dove si parte, in modo da concludere l'attività in tempo per la redazione del bilancio, del prossimo bilancio previsionale, e quindi che effettivamente sia un lavoro che possa essere preso in considerazione in vista della prossima scadenza di bilancio. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto la parola il consigliere Ambrogio, prego. Sì, grazie Presidente. Ma l'ora è tarda e cercherò di non dilungarmi troppo, ma occorre esaminare la dimensione dell'argomento e la funzione del piano finanziario della Tari. La norma ha identificato questo strumento a disposizione del Comune come uno dei requisiti per l'applicazione del metodo normalizzato per la definizione delle tariffe del tributo, che prima era Tares e adesso è la Tari, appunto. Siamo in presenza di un documento tecnico che la regola vuole essere redatto dal gestore del servizio e sul quale il Comune va a caricare i costi per le attività svolte da esso direttamente. Si tratta di voci assimilate all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, come ad esempio lo sfalcio di erba nelle aree verdi, la rimozione della neve dai marciapiedi, le campagne ambientali, tanto per citarne qualcuna. Dal piano finanziario, che nel caso di specie è redatto dagli uffici e sottoposto al Consiglio Comunale, si evincono i dati necessari all'elaborazione attraverso l'utilizzo del metodo normalizzato previsto dalle linee guida della Tars del 2012 delle tariffe che vengono poi applicate ai cittadini. Tutti sappiamo che esistono due grandi raggruppamenti, le utenze domestiche, cioè le famiglie, e quelle non domestiche, ovvero le aziende, le attività commerciali, le attività artigianali, le associazioni e le comunità. L'applicazione dell'imposta è poi collegata alla ripartizione di due diverse tipologie di costi, quelli fissi, la cui incidenza è neutra rispetto al tonnellaggio raccolta e smaltimento, e i costi variabili. Così accade dal 2013, quando per la prima volta il legislatore impose alle amministrazioni comunali di adottare un tributo, l'allora Tares, che è poi proseguito sino a oggi, con valori che in assenza di un nuovo appalto non potevano discostarsi di molto in termini di previsione. Riguardo la decisione di modificare nel piano tariffario del 2018 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, e pur ritornando su un discorso che era già stato sviscerato approfonditamente lo scorso dicembre proprio in quest'aula, devo dire che l'amministrazione non si è inventata nulla. Verrà applicato integralmente da quest'anno proprio il metodo normalizzato previsto dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente e da quello dell'Economia. Altri lo hanno fatto prima. Noi arriviamo in coda
per le ragioni esposte compiutamente dall'assessore Fogliato in più di un'occasione. Ci stiamo preparando a rivisitare il piano finanziario alla luce del nuovo appalto e andiamo quindi a sistemare per prima cosa la suddivisione dei pesi tra le diverse categorie di utenza. È evidente che questo è un passaggio che impone delle modifiche, perché avendo uno stesso importo da dividere, cambiare l'incidenza dei pesi andrà a distribuire diversamente il costo. A questo aspetto andrà ad affiancarsi un'attività perequativa effettuata attraverso un fondo già oggi esistente a bilancio in misura doppia rispetto all'anno passato, che si prevede di andare ulteriormente a rimpinguare una volta conosciuti i costi derivanti del nuovo appalto. Anche questa precisazione è stata più volte ribadita dall'assessore e questo passaggio avverrà concertandosi con le associazioni di categoria, sia quelle più direttamente coinvolte dagli aggravi di spesa che le altre. È stata inoltre avviata dalla Giunta e partirà nel prossimo periodo la costituzione di un tavolo tecnico per elaborare un criterio equiparatore condiviso. La mozione fa poi riferimento ad elementi essenziali che non risultano di corretto utilizzo. Si parla di quantitativi totali che vengono trasmessi dal soggetto gestore nel mese di novembre di ogni anno all'ufficio tributi. Questo è un dato che viene utilizzato perché non è possibile per il Comune reperirlo se non dal consorzio del bacino. Si parla inoltre di tassi di inflazione programmata e vorrei ricordare che è un parametro di riferimento che viene indicato dal DEF, dal documento di economia e finanza, redatto dal Governo, e questo parametro è cosa ben diversa dall'indice Istat sul costo della vita. Tornando alla valenza dei dati del piano finanziario redatto ai fini tari, rimarchiamo che si tratta di valori a preventivo stimati che hanno lo scopo principale di assicurare il fondamento di base nell'applicazione dell'imposta, ovvero il rispetto del principio comunitario che chi inquina paga. Concludo dicendo che per quanto riguarda il processo di partecipazione alla redazione del piano finanziario, mi pare che la nostra amministrazione non l'abbia mai fatto mancare. Per il 2018, fino ad ora, ci siamo trovati in tre diverse sedute di Commissione Finanza e con molta trasparenza e diffusione di dati su tutti gli aspetti patrimoniali del nostro Comune. Aggiungo che il nuovo appalto porterà ad una rivisitazione radicale del piano finanziario per i prossimi anni ed è quindi corretto dire che dovrà esserci una particolare attenzione alla elaborazione del documento. Credo che la Commissione Finanza, che attualmente presiedo, sia il luogo appropriato per approfondire queste tematiche. Tutti i componenti potranno dare il proprio contributo su questo argomento. Ritengo invece non razionale prevedere tempistiche così serrate come quelle indicate dalla mozione. Ad oggi non abbiamo alcun valore su cui basare il piano finanziario 2019, perché il nuovo appalto rifiuti non è ancora stato affidato e non ci sono ancora i dati previsionali di dettaglio. A nome della maggioranza, quindi, respingo in toto la mozione in modo fermo, ma ribadisco che il lavoro in commissione proseguirà con la massima cura e trasparenza, con i dovuti tempi e metodi e con la messa a disposizione di tutta la documentazione e tutte le informazioni riguardo il tema Tari relativo al piano finanziario. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Scusate se interrompo il torpore, ma devo chiedere se ci sono interventi
e possibilmente anche un po' veloci. Grazie, consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Noi diamo un parere favorevole a questa mozione e voteremo favorevolmente, perché nel momento in cui ci è bastato leggere l'impegno di questa mozione, dove si richiede, dove il collega Lasia, ma in questo momento come se sottoscrivessimo anche noi tale mozione, chiede di promuovere in seno alla Commissione Finanze un'analisi specifica degli elementi di costo per la formazione del piano finanziario finitario per produrre un'eventuale proposta di modifica alla luce delle criticità e delle incongruenze che possono essere riscontrate alla luce delle modifiche normative e tecnico-organizzative in corso. Quindi la richiesta mi sembra che sia una richiesta accettabile per il semplice fatto che nel momento in cui vi è modo di conoscere nel dettaglio un servizio, un settore che alla quale il nostro bilancio comunque dal nostro bilancio prevede forti risorse e quindi non possiamo che vedere favorevolmente una richiesta di questo, in questo senso, perché è in itinere, ok, la nuova aggiudicazione dell'appalto, della raccolta e smaltimento rifiuti, ma potrebbe essere veramente un'occasione per sviscerare una questione importante e potrebbe essere utile veramente a tutti i facenti parte del Consiglio. Inserire delle date dove si definisce un percorso, anche quello noi sposiamo di questa mozione, così che si prospetti un percorso di condivisione, partecipazione, trasparenza, che possa portare, attraverso il contributo di tutte quante le forze, un'analisi a 360 gradi di quello che potrebbero essere le azioni future in tema di bilancio e nello specifico del servizio. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Se qualcuno deve ancora intervenire, lo faccia presto, per favore. Consigliere Somaglia, prego. Se qualcuno vuole anche prenotarsi, sì, così decidiamo chi. Prego. Come al solito, molto breve. A seguito di tutte le considerazioni che sono state esposte sia dal proponente, sia dal Presidente della Commissione Finanze, quindi alla luce del fatto che ci saranno delle novità consistenti per quanto riguarda l'applicazione della Tari, noi riteniamo opportuno che venga programmato un lavoro di analisi da parte della Commissione Finanze per quanto riguarda la formazione del nuovo piano Tari, e non siamo disponibili a votare il testo della mozione proposta dal consigliere Rasia con una modifica nella parte finale, quella dell'impegno, e se posso proporrei
un emendamento mantenendo la prima parte e modificando la parte finale, quindi a prevedere che tale attività inizi non appena si siano espletate le procedure di aggiudicazione del nuovo appalto da parte del COAPSER, affinché sia messa in grado di concludere la sua attività in tempo utile per la redazione del prossimo bilancio previsionale. Ecco, noi proporremmo questa modifica alla parte finale dell'elaborato. Grazie consigliere Somaglia. Avrei però bisogno di un testo, perché mio l'ho imprestato. Grazie. No, recuperato in tempo reale. Grazie. Quindi prendiamo nota della proposta di emendamento presentata dal consigliere Somaglia. Chiedo scusa, consigliere. Ha voglia di nuovo di ripetere. Abbia pazienza. Qualcuno vuole prenotare l'intervento, può farlo. Consigliere Allasia, prego, intanto io recepisco l'emendamento, grazie. Grazie Presidente. Allora, alcune precisazioni su alcune cose che ho sentito che è doveroso replicare. C'è un principio generale, si è accennato al fatto che il piano è ridotto sulla base delle informazioni del gestore del servizio. C'è un'interessante sentenza del TAR Puglia che dice che, indipendentemente da come si arriva alla formazione del piano finanziario, il Consiglio Comunale è chiamato a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la Tari costituisce parte preponderante, sulla base di un'adeguata ponderazione di elementi valutativi, la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio, pur essendo questo in possesso di cognizioni tecniche. Cosa vuol dire? Che la centralità della formazione e dell'analisi, della ponderazione degli elementi costitutivi del piano finanziario in capo agli organi consigliari, sempre in ogni caso. Per quanto riguarda la questione del metodo normalizzato, ecco, c'è una cosa che si dimentica sempre di dire, eppure è citato anche nelle premesse della proposta di mozione. Il metodo normalizzato è uno dei modi che il legislatore propone, dà a disposizione dei comuni. Ora, questo per chiarezza. Ecco, per quanto riguarda invece l'affermazione che l'intervento dell'aumento del fondo perequativo da 15 a 30 mila euro, cioè di 15 mila euro, sia rilevante rispetto all'aumento dei 248 mila euro, ecco, non mi sembra che sia così, da un lato. Dall'altra, attenzione, che per accedere a quel fondo perequativo bisogna che l'utenza faccia richiesta e quindi che ci sia informazione, ci sia quindi la richiesta da parte dell'utenza. Non è detto, perché se sentite, se parlate con i rappresentanti sindacali dell'attività, vi dicono le difficoltà che incontrano sia per diffondere l'informazione e quindi per dare la possibilità effettivamente dell'accesso a questi fondi perequativi. Ma il concetto è che il concetto più importante è che la quantità dei rifiuti utilizzata per il piano finanziario Tari è sbagliata, perché se voi chiedete al COAPSER i dati dei rifiuti prodotti nel comune di Bra, i dati sono di 5.000 tonnellate superiori a quelle che noi prevediamo nel piano finanziario Tari. Il metodo normalizzato quindi è basato su un calcolo con valori sbagliati, semplicemente quello.
e questo porta a una sperequazione che non deve esserci. Nessun intervento perequativo dopo può sanare un errore del genere. Non è che facciamo l'errore e poi i fondi perequativi ci aiutano a mettere una pezza, no, non funziona così. Si fanno le cose in modo corretto e poi i fondi perequativi seguono altri scopi, aiutare ad esempio chi è più in difficoltà. Gli indici previsionali non corrispondono esattamente col dato di inflazione Istat, ma si avvicinano parecchio, le correzioni sono di decimi percentuali, non sono dell'1% o dell'1,5%. Per quanto riguarda il fatto che ne abbiamo discusso approfonditamente nel piano finanziario tardi del 2018, beh oddio, abbiamo fatto 3 sedute di commissione finanze, ma di bilancio previsionale, non di piano finanziario tardi. E poi tutte queste considerazioni, questi argomenti, i valori che ho tirato fuori adesso per la raccolta di rifiuti, per la produzione di rifiuti nel comune di Bra, non sono frutto di dati che sono facilmente accessibili. Ci sono addirittura dei dati che gli uffici del comune, ripeto, non conoscono, perché questi dati che vi sto dicendo, gli uffici del comune non li conoscono. E il segretario generale mi è testimone della difficoltà che c'è stata, senza malizia da parte di nessuno, per arrivare a prenderli, l'iter che ho dovuto seguire. Ora, quindi, che ci sia trasparenza e discussione, insomma, a me sembra parecchio esagerato. Io ho un concetto della trasparenza e dell'accesso ai dati molto diverso. L'accesso ai dati deve essere molto semplice. Il problema è che non abbiamo neanche noi in questo momento tutti gli strumenti per comprendere bene quali siano i dati giusti o meno. Il fatto che ci sia un effettivo errore così grossolano sulla produzione totale dei rifiuti utilizzati nel piano finanziario Tari è un fatto enorme, a mio avviso, che non può essere passare in cavalleria. Sono d'accordo sulla proposta d'emendamento proposta dal consigliere Somaglia, perché non sposta di un centimetro il senso della mozione e ci dà comunque il tempo di arrivare nei tempi utili per il prossimo bilancio previsionale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Allasia. Presidente, se posso... Assessore Fogliato. Sì. Volevo fare solo una riflessione alla luce di quello che ho sentito sia nella presentazione della mozione poi dell'intervento a nome della maggioranza della consigliera Ambrogio Mariella e poi della proposta di emendamento di Somaglia. Io credo che tutto quello che è premesso, cioè quello che viene prima del considerato, anche alla luce, non è la prima volta che ne discutiamo, ne abbiamo discussi già in commissione, ne abbiamo discusso approfonditamente a dicembre quando si è parlato del bilancio previsionale. È vero che il bilancio previsionale tocca tante cose, però poi se vi ricordate, ecco, se andiamo anche a prendere i verbali, la maggior parte degli interventi erano molto incentrati sul tema Tari, lo spostamento, eccetera. Perciò partiamo da riflessioni, analisi diverse sotto questo aspetto. Alla luce invece di quello che diceva la Presidente della Commissione Finanze e Tributi, perciò la disponibilità proprio, ma come d'altronde è sempre stato fatto, di portare la documentazione, tutto quello che viene richiesto, compreso anche l'invito a persone a partecipare per fornire tutti i chiarimenti possibili sul piano finanziario Tari, e alla luce anche della proposta di emendamento del consigliere Somaglia, che giustamente faceva un corretto analisi sulle tempistiche, è inutile dire marzo quando poi mancano i dati, manca, siamo ancora al momento che dovrà vedere chi vincerà l'appalto e tutto quanto. Allora, logico che se fosse depennato tutto quello che è in premessa e si partisse da considerato inoltre che e poi c'è l'impegno con l'emendamento proposto dal consigliere Somaglia, io credo che la maggioranza si potrebbe anche trovare, perché d'altronde è nient'altro che interpretare l'intervento che ha fatto la Presidente della Commissione Finanze e Tributi. Se
invece la mozione rimane così com'è, pur mantenendo tutto l'impegno, la massima trasparenza, il massimo lavoro nei tempi, logicamente, quando si avranno i documenti su questo tema, credo che non si può accogliere, perché partiamo da considerazioni e analisi diverse già espresse. Ecco, questo volevo portare alla discussione in questo tribunale, lasciando poi la dichiarazione di voto a chi è giustamente la può fare. Grazie all'assessore Fogliato. Quindi, il problema mi pare chiaro, no? Il professore Fogliato ha prospettato una possibile soluzione sulla quale la maggioranza si troverebbe lo stralcio del primo considerato, pagina 2, e l'accoglimento poi della proposta del consigliere Sommaglia. Quindi adesso dovrebbe parlarne il proponente. E qui così riusciamo poi avere il quadro definitivo e andiamo finalmente a dormire. Prego, consigliere Allasi. Grazie Presidente, ma no, non posso convenire sulla proposta, perché non avrebbe senso neanche la mia proposta di mozione se non partisse dalle considerazioni del considerato che, perché non ci sarebbe necessità. Il problema non è semplicemente i nuovi numeri da incasellare per il nuovo appalto. Il problema che pongo è l'analisi della formazione strutturale delle voci del piano finanziario TAR, perché ci sono degli elementi che non quadrano. L'elemento più eclatante, su questo non è che possiamo essere d'accordo o meno, sono numeri. Sono i numeri che vengono inseriti, ma non per volontà dell'ufficio tributi o di che, vengono inseriti nel piano finanziario TARI che non corrispondono ai numeri reali che formalmente poi ad esempio diamo in regione, o che formalmente utilizziamo sempre a beneficio della regione per i calcoli della raccolta differenziata nel nostro comune. E questo ovviamente, qualunque metodo utilizziamo, sfalsa i conti per forza di cose. Quindi togliere la constatazione di queste anomalie dalla premessa della mozione e, come dire, continuiamo come abbiamo sempre fatto. No, io voglio introdurre un elemento di novità e un'analisi specifica. Sul fatto, ritorno sulla questione della disponibilità dei dati, no? Ora, non so se sia ancora presente, sì, è qua presente il dirigente Grillo. Il dirigente Grillo, se io gli scrivo, non l'ho fatto ancora, la domenica mattina, lui mi risponde la domenica mattina. Cioè, il problema non è che l'ufficio o le persone non siano disponibili a dare i dati, ma che il mio percorso per trovare dei dati è stato particolarmente complesso e lungo, perché non c'è all'interno dell'ente una figura che detenga i dati, e quindi la disponibilità dei dati, come dimostra la questione per esempio della produzione totale dei rifiuti nel nostro comune, non è neanche fattibile praticamente. Cioè, qua ci va un'analisi seria e approfondita della questione. Perché sulla domanda, proprio su questo tema della produzione totale dei rifiuti, guardate che chiedere al comune, agli uffici del comune un dato e chiederli al COAPSER e averne uno diverso, cavoli, è abbastanza importante. E il fatto di capire, constatare che non si sa all'interno dell'ente perché c'è quella differenza, è un fatto importante. Qua non si tratta più di avere semplicemente dei dati, che il problema è che non si sa come raccoglierli i dati. È complicato. Io ho fatto un percorso personale, ma io non voglio fare l'investigatore privato o come si chiama, il revisore dei conti, no? È per questo che voglio stimolare che ci sia un'analisi precisa con tutte le domande all'interno di una commissione dove ci sono tutti i gruppi. Ma tutto questo per cercare di chiarire quali sono veramente i meccanismi attraverso i quali andiamo a formare quelle voci
che compongono il piano finanziario Tari. Tenete anche presente altri aspetti, ad esempio, si è detto una cosa che non può essere vera, che le cifre che si indicano nel piano finanziario Tari rimangono immutate finché rimane un appalto in corso, è stato detto prima, ma non è così, perché l'appalto in corso porta anche a dei cambiamenti nella gestione della raccolta di rifiuti, quindi delle variazioni. Noi invece su alcune voci abbiamo effettivamente delle voci di valore nominale che si ripetono di anno in anno o hanno variazioni bassissime, ad esempio quello che dicevo prima del riconoscimento degli introiti dovuti alla raccolta differenziata, che ha sicuramente delle anomalie e che vanno chiarite, perché secondo me questa è una delle ragioni per cui il nostro valore del piano finanziario Tari rimane ed è rimasto alto nonostante, come dicevo prima, un aumento della raccolta differenziata consistente e rilevante di cui i nostri cittadini non hanno avuto beneficio. Invece che sperequare tra utenza domestica e non domestica la stessa cifra, in questo anno saremmo dovuti arrivare ad avere una riduzione totale dell'ammontare del piano finanziario Tari e ne avrebbero beneficiato tutti senza artifici. Grazie. Consigliere Ambrogio, prego. Ah, chiedo scusa. Inversione di ruoli all'interno del gruppo. Consigliere Ferrero, prego. No, per una semplicissima precisazione e motivazione del perché non siamo d'accordo su questa proposta di mozione, se non togliendo tutto il primo considerato. Perché c'è un'affermazione che la ritengo non vera, non giusta, se non presa nel senso letterale, quando va a dire che la ripartizione così approvata risulta un rilevante aggravio delle tariffe a carico delle utenze non domestiche. Letteralmente giusto, ma si stanno portando semplicemente al punto dove dovevano essere e che non lo sono state per diversi anni a carico delle utenze domestiche per scelta politica fortemente sollecitata dalla minoranza, nel senso che bisognava stare attenti nei momenti di crisi a non penalizzare le utenze non domestiche, e di lì c'è stata questa scelta, un forte riguardo per il periodo di crisi attraversato dalle aziende. Questa è la motivazione politica perché negli anni addietro è stato fatto questo. Quindi non è accettabile una cosa simile. Secondo, nella discussione di dicembre c'è stato un impegno dell'assessore, e io credo che gli impegni dell'assessore, quando li dice, poi li mantiene, nel senso che si è pure detto che dai risultati del nuovo appalto i futuri miglioramenti che ne derivino nel secondo semestre 2018 verranno destinati a sanare questa cosa. Questi sono gli impegni presi nella riunione di dicembre. E l'altro invece, quello che ho citato prima, erano impegni politici presi negli anni precedenti. Quindi non possiamo, la verità a seconda delle situazioni, se in quel tempo si è deciso, direi tutti assieme, di avere questo occhio di riguardo per le attività non domestiche, quindi attività produttive eccetera, io sono convinto che si è fatto bene in quel momento. Però è anche giusto adesso riconoscere che questo sacrificio che hanno fatto le utenze domestiche in quel tempo adesso debbano essere, ecco la motivazione del perché è ribaltata questa cosa. Quindi ecco, se si tolgono queste considerazioni può andar bene, ma non ritengo accettabile un'affermazione del genere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ferrero. Consigliere Ambrogio, prego. C'è qualcun altro? No, a parte dunque, consigliere Lasia si è parlato tre volte, quindi non può più parlare.
Consigliere Ambrogio, prego. Sì, dichiarazione di voto. Sì, esatto, semplicemente per la dichiarazione di voto che quindi a nome della maggioranza respingiamo la mozione, ma volevo ancora una volta ribadire l'impegno della serietà, della trasparenza di tutti i dati nella Commissione Finanze, quindi faremo tutte le sedute che saranno necessarie e andremo a sviscerare tutta la tematica che servirà, insomma, con tutti i dati, con tutta la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto e che continuerà in questo anno. Quindi semplicemente prego. Scusi, ma se è dichiarazione di voto dovrebbe anche dire cosa ne pensa dell'emendamento del Consiglio Somalia, perché nel frattempo lo dice. Sì, sì, ecco. Sì, ma allora l'emendamento l'avremmo accettato perché non indicava un tempo così serrato, anche perché è impossibile farlo nei tempi indicati dalla mozione originaria perché non abbiamo ancora questi dati. Però, visto che non viene eliminata la parte precedente, noi respingiamo, non possiamo scegliere un pezzo sì e un pezzo no, e quindi respingiamo il tutto. Grazie. Va bene, grazie. Presidente, chiedo scusa, solo a completare quello che diceva il consigliere Ferrero, per informazione, come concordato già a suo tempo con le associazioni di categoria, che l'impegno era per fine marzo, il 27 marzo abbiamo già convocato l'associazione di categoria per iniziare il percorso condiviso nella preparazione del regolamento. Grazie assessore. Allora, se non ci sono interventi, si vota prima l'emendamento del consigliere Somaglia e poi la mozione, se non ci sono più interventi, ma non vedo mani alzate, quindi. Allora, procediamo. Votiamo. Scusate, per correttezza, rileggo l'emendamento del consigliere. Sì, sì, sì. I miei allievi scrivono ben peggio, quindi. Allora, l'emendamento del consigliere Somaglia riguarda l'ultimo paragrafo dell'impegno e al posto di della formulazione originale il consigliere Somaglia presenta questo emendamento a prevedere che tale attività inizi, e qui parte la modifica, non appena si siano espletate le procedure di aggiudicazione del nuovo appalto da parte del COAPSER, affinché sia messa in grado di concludere le sue attività in tempo utile per la redazione del prossimo bilancio previsionale. Questo è il testo. Su questo noi votiamo se accogliere o meno l'emendamento. Quindi segnaliamo la presenza. Possiamo votare, ripeto, l'emendamento Somaglia. Ancora uno, va bene. Votazione chiusa. L'emendamento è respinto con 9 voti contrari e 6 voti favorevoli. Votiamo adesso l'intera mozione non emendata. Segnaliamo la presenza. Ne mancano 2. Io un posto letto. Mancano 2 persone che devono segnalare la presenza. Ma adesso ne manca uno, adesso non manca più nessuno. Adesso votiamo la mozione originale. Votazione chiusa. La mozione è respinta con lo stesso risultato di prima, 9 voti contrari e 6 favorevoli. Il consiglio è chiuso, buonanotte.